Buona giornata ragazzi, voglio fare questo breve video in cui correggo gli errori che ho fatto nelle scorse recensioni, perché ho fatto alcuni errori nelle scorse recensioni e quindi voglio correggerle. Ovviamente ci sarà un commento pinnato per ogni video recensione in cui ho sbagliato qualcosa. Cominciamo subito. Innanzitutto cominciamo con un animale fantasioso, ossia la manticora. Cioè, un animale mitologico. Correggo perché non avevo detto che l'originale manticora ha la testa da uomo. Inoltre le ali sono un'invenzione abbastanza recente. Le vecchie non ce le hanno. E poi il pungiglione può essere anche sostituito a una coda di drago con gli aculei. Comunque il veleno della manticora può uccidere qualunque animale tranne gli elefanti. Se volete saperne di più su questo animale mitologico e sulle sue rappresentazioni, guardate il video di Zoo Sparkle a proposito. Abbiamo il Platybelodon, il primo animale estinto che io abbia mai recensito. Innanzitutto non ho detto quant'era grande, era più piccolo degli elefanti di oggi, però indubbiamente più strano. Comunque è vero il fatto che fosse abbastanza pericoloso, infatti se caricava questo addosso a te non era piacevole, e poi anche le zanne a quanto pare servivano per difendersi dai predatori. Però una cosa che ho detto e che è sbagliata è il fatto che sia un parente più diretto degli elefanti che il mammut. No, in verità è il mammut ad essere più imparentato con gli elefanti che questo qui. Anzi, questo non c'entra quasi niente con i moderni elefanti. Ora si parla dell'orso delle caverne. Intanto non vi ho fatto vedere le dimensioni, eccovele qui. Comunque, quest'orso in verità, contrariamente a quello che ho detto nella recensione, entrava spesso a contatto con gli uomini. C'erano molto spesso delle lotte tra uomini delle caverne e orsi delle caverne per la supremazia della grotta. Poi abbiamo l'Arsinoiterium. Malgrado le somiglianze, in realtà non è un rinoceronte. Si tratta di un embritopode, un ordine di mammiferi estinti, ed erano più imparentati con gli elefanti che con i perissodattili e quindi con i rinoceronti. E c'è anche una cosa che lo fa capire. Guardate le ginocchia del Megacerops della Safari. Vedete come sono fatte? Sono rivolte all'indietro. Mentre invece le ginocchia del Arsinoiterium sono rivolte in avanti. Guardate qui. E quindi questo fa capire anche le differenze tra uno e l'altro. Poi abbiamo il Dedicurus. L'avevo già accennato nella scorsa recensione. Il Dedicurus non è un roditore, come avevo detto nella sua recensione. È uno xenartro, più precisamente un cingulato, e quindi è praticamente molto poco imparentato con i roditori, e non è il roditore più grande mai esistito. Era una sorta di animale simile al capibara, il roditore più grande mai esistito. Questo però è il cingulato più grande mai esistito, di cui ovviamente dei cingulati fanno parte anche gli armadilli. Abbiamo il Deodon. Il Deodon, sì, era un artiodattilo e somiglia molto al cinghiale, però in verità non era poi così imparentato con loro. Infatti, esso fa parte di un gruppo estinto di artiodattili chiamati entelodonti, e appunto erano animali simili al cinghiale che erano carnivori. E in realtà questi entelodonti erano più imparentati con le balene e l'Andrius arcus e l'ippopotamo che con i cinghiali. Infatti anche gli zoccoli sono diversi da quelli del cinghiale, vedete? I zoccoli del Deodon sono diversi da quelli del cinghiale. E infine abbiamo il Megaloceros. Per quanto in verità abbia sempre sentito che il Megaloceros fosse il cervide più grande, in verità ultimamente sto vedendo che non è lui a quanto pare il cervide più grande, ma è il Cervalces latifrons.
Le dimensioni erano molto simili comunque a quelle del Megaloceros e sicuramente il Megaloceros detiene il record dei palchi più lunghi e grandi. Però comunque a quanto pare non è lui il cervide più grande. Questo è stato un video solo perché secondo me è giusto farvi sapere dei dettagli giusti e mi voglio scusare con tutti gli errori che ho fatto negli scorsi video e mi raccomando andate anche voi ad informarvi su Wikipedia perché non tutto quello che sentite su internet o nei video può essere giusto, quindi mi raccomando ragazzi andate anche voi ad informarvi su certi animali perché se no potreste credere a cose che non sono vere. Quindi niente, ciao a tutti.